giovani che formarono il Monte Rosa per l'onore dell'Italia e per non tradire quel sano e sacro spirito patriottico che il regime aveva foggiato nei loro cuori e per tutto il giovane sangue versato, per la fede, per l'ideale e per il giuramento patria e onore. Grazie alla verità storica di quelli che tornarono, oggi sappiamo con certezza quanto sia stato grande l'amore per l'Italia in quei giovani cuori che cadono per l'onore. Onoriamoli, sempre, in modo che le loro morti non siano state inutili. L'essenza della quarta divisione alpina Monte Rosa rimarrà sempre racchiusa nelle parole pronunciate dall'alfiere del primo reggimento tenente Paolo Carlo Brogli, prima di essere trucidato dopo 4 giorni di inutili richieste da Piura nelle condizioni di prigioniero ferito. L'Italia può fare a meno di me, ma non del mio onore. Onore agli alpini del Monte Rosa. È stato parlato di legionari in Spagna e c'è stato parlato qualcosa del Monte Rosa. Però dobbiamo aggiungere il terzo corpo che rappresentante, servizio ausiliario femminile. Incomincerò dalla fine. Nel pomeriggio del 26 aprile 1945, un piccolo reparto d'ausiliarie e comandanti schierate nel cortile dei fasci repubblicani di Como, dopo le ultime incombenze amministrative, la comandante generale dichiarava sciolto il servizio ausiliario femminile. Uno splendido esempio di donne in grigio verde, che ancora oggi, per l'entusiasmo e la disciplina, rappresenta un mito difficile da eguagliare. Queste ragazze, che ebbero d'abbondante solamente il loro sano entusiasmo e non ebbero una vita facile. Iniziamo dicendo che nel 1942 vennero costituiti i servizi ausiliari della legge aeronautica, con un organico di 2600.